Dopo la festa il Teramo vuole onorare il campionato fino in fondo, occasione questo finale per alcuni calciatori di dimostrare di poter essere utili in vista della prossima stagione. Ampio turnover dunque per Pomante, motivazioni sicuramente più alte per il Pianella che deve conquistare la salvezza il prima possibile. Fischia Stanislav Ungureanu di Lanciano. Gara che inizia con il classico giro palla teramano che porta i suoi frutti al quarto d'ora, quando Petrarullo approfitta della confusione all'interno dell'area e di testa indirizza in rete. Proteste della panchina ospite che portano all'espulsione di mister Daniele Fanì, beccato dal pubblico di casa. Sempre il numero 9 al 17esimo ci prova in girata, ma sfiora il palo. Il Teramo cresce e porta sempre più pericoli dalle parti di Cicconetti. Prima con Marcone e poi con un corner di Palumbo direttamente verso la porta che l'estremo difensore deve respingere. Alla mezz'ora il Pianella trova il pari con la prima situazione creata. Corner calciato da Morelli, dormita difensiva biancorossa, Rosini purga Spinozzi. La formazione pescarese prende coraggio e si riorganizza. Il Teramo non riesce più a trovare spazi. Unico squillo prima dell'intervallo è il tentativo di Ferraioli dalla lunga distanza. Le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa. Senza dubbio più divertente. I biancorossi spingono alla ricerca del vantaggio. Palumbo ci prova due volte, prima scheggia la traversa direttamente da corner e poi destro potente che sorvola la traversa. I ragazzi di Mister Pomante si espongono però alle ripartenze avversarie. Rosini sfida l'intera difesa ma trova solo l'esterno della rete. Al decimo scambio Petrarullo Palumbo, il numero 10 chiude troppo il diagonale. Al quarto d'ora altra opportunità da calcio di punizione, Furlan non trova lo specchio. Passano appena 3 minuti e stavolta è Cozzi a tentare da distanza siderale trovando solo l'ennesimo calcio dalla bandierina. Pomante prova a muovere qualcosa, entrano Di Stefano e Kovalonox che danno subito i frutti sperati. Il cross del primo trova la testa del Lettone che regala il secondo vantaggio del match. Sembra tutto finito ma il Pianella non demorde e torna alla carica. Faiete e Spadaforo avvisano la retroguardia biancorossa, Spinozzi attento in entrambe le circostanze. In mezzo l'ottima combinazione teramana, velo di Milozzi e sponda di Kovalonox a favorire la conclusione di Farindolini. Cicconetti salva i suoi. A 6 minuti dal termine il fallo laterale battuto da Vedovato crea un po' di confusione all'interno dell'area. Faiete il più lesto di tutti e fissa il definitivo 2-2. Non accade più nulla e la gara volge al termine, un punto meritato per entrambe. Il Teramo prende l'applauso dei tifosi, il Pianella spera di potersi giocare la salvezza diretta con il Morro d'Oro dopo il turno di riposo, altrimenti sarà play out. Sì, visto l'andamento della partita ci può stare, è scontato che potevamo fare molto ma molto di più. Soprattutto dal punto di vista mentale, perché eravamo partiti benissimo i primi 20 minuti, poi dopo il vantaggio nostro siamo un po' rilassati, siamo stati un po' superficiali e poi nell'unica occasione del primo tempo creata da loro, anzi forse nelle uniche due occasioni del Pianella ci hanno fatto gol, siamo stati poco cattivi, però è normale, il rammarico è di non aver sfruttato le occasioni per fare gol. Siamo stati poco cattivi negli ultimi 20 metri, 30 metri, perché arrivavamo lì facile, però non avevamo la cattiveria di tirare in porta. Cercavamo sempre la giocata difficile, però ci sta che mentalmente oggi era un po', diciamo, con la spina un po' staccata, però è normale che non sono contentissimo. Non sono contentissimo perché io ragazzi l'ho detto, queste sono annate che non ti ricapitano mai e quando c'è la possibilità di vincere tutte le partite lo devi fare, perché poi capiterai in annate tipo questa del Pianella che dovrai soffrire e mentalmente poi non è facile, però ci sta. Complimenti anche al Pianella perché ha fatto la sua partita e dispiace non aver vinto. No, sì, sicuramente oggi avevamo forse 5-6 under in campo, però non è, però potevamo fare molto di più. Al di là del risultato sono contento della prestazione, soprattutto di chi ha giocato meno, si è fatto trovare pronto. È normale che poi passare della partita la loro condizione andava a scendere, però sono contento. Il rammarico che ci tenevo a vincere tutte le partite che rimanevano qua alla fine, però ci può stare, l'importante è aver vinto il campionato, ci mancherebbe. Sì, è normale che poi nel secondo tempo sono un po' scesi in condizione, ma ci sta, però poi non è facile stare 7-8 partite fuori e di punto in bianco ritrovarsi dentro, è vero. Poi in una situazione mentale così forse era meglio aver giocato prima della promozione, però hanno fatto bene tutti, ma questa io l'ho sempre detto, io ho in mano una rosa importante, è normale che giocando una volta a settimana difficilmente puoi ruotare, poi a me non piace tanto ruotare la formazione iniziale, quindi l'importante è che oggi hanno dimostrato il loro valore, ma io già lo sapevo, a me non dovevano dimostrare nulla. Sono contento della loro prestazione e sicuramente ne faranno buone anche le prossime. No, Alessio l'ho messo in tribuna perché sinceramente volevo portare in panchina ragazzi che non hanno mai giocato e se c'era la possibilità volevo far entrare altri. Lui giustamente ha giocato tutte le partite, ha fatto bene, no, ci mancano niente, non è una scelta tecnica, è una scelta più che altro per
per far ruotare tutti quanti. Per quanto riguarda gli infortunati, c'è Ivan, ha avuto un problema alla schiena, e Cangemi, non so, un affaticamento, una contrattura all'adduttore, penso non sia niente di grave, però. Marcone come sta? No, Marcone solo crampi. Era uno di quei giocatori che ho detto che ha giocato poco e giustamente è calato di condizione nel secondo tempo. No, no, niente di che, cose che succedono nel calcio, ci sta, loro giustamente si gioca una partita della vita, noi... Loro si pensavano che noi giochiamo un po' più rilassati, ma non è così. Io ho sempre detto, noi siamo il Teramo, noi dobbiamo fare sempre la nostra partita. Loro sono stati bravi a portare a casa un punto, noi meno bravi a non vincere la partita. Sì, punto molto importante, risultato di una prestazione eccezionale, di un'abnegazione, di un'attenzione incredibile, davvero contento della prestazione dei miei ragazzi. Ah, ho detto forse qualche parola di troppo, mi sono protestato un po' più del dovuto, ma non ho offeso nessuno, l'arbitro ha ritenuto di espellermi, credo sia stata un'espulsione gratuita, però l'arbitro fa l'arbitro, faccio l'allenatore. Sì, mi aspettavo un Teramo volitivo, un Teramo che non ci avrebbe regalato nulla, e noi avevamo assolutamente bisogno di far punti, abbiamo approcciato la partita bene e abbiamo recuperato due volte, credo sia davvero importante, non siamo andati in vantaggio, abbiamo recuperato due volte al Teramo Calcio, quindi questo ci fa molto, molto piacere. Sì, noi i risultati come sempre vanno peggio, perché noi un risultato a Teramo sarebbe dovuto significare qualcosa di molto più importante, invece il Morro ha pareggiato con la Turris e il Piano della Lente ha pareggiato a Favale, perdendo 2-0. Quindi questa cosa ci dà molto fastidio, però noi adesso riposeremo e poi affronteremo il Moro d'Oro in questa ultima gara. No, vabbè, il Teramo ha fatto una partita tecnicamente valida, agonisticamente valida, è chiaro che non aver bisogno di vincere questa partita probabilmente nelle gambe dei giocatori ha fatto quel qualcosa che ci ha consentito di vincere la partita. Le motivazioni hanno fatto dobbiamo, la differenza. Dobbiamo essere onesti, insomma. Chiaramente averli affrontati in un momento diverso sarebbe stato difficile, comunque per noi è comunque un'impresa.